parliamo di perché vale la pena venire al Parco di Valentino, al Salone di Torino, il nuovo Salone di Torino. Sì. E tu sei di sei piemontese. Piemontese, l'ultima volta che ero venuto al Salone di Torino al Lingotto era il 2000, Alfa 147, mi ricordo, un'emozione, poi più niente. E invece adesso è il secondo anno e beh, non c'è il caso che, insomma, avete intravisto qua dietro cosa c'è, Ferrari F40. Tanta roba. Questo è un evento nell'evento. Cars and Coffee. E fa capire perché, insomma, bisogna provare a farlo in modo diverso il salone, no? Sì, i saloni in Italia, lo sapete, sono morti di fatto, perché il motor show è stato un flop negli ultimi anni. Non ci sarà probabilmente quest'anno. In ogni caso, questo è un nuovo tipo di salone che a noi piace, perché comunque la macchina è fra la gente, sì, in un parco, in questo caso il Parco di Valentino. Parco di Valentino, aperto al pubblico, quindi non si paga il biglietto. Ci potete venire anche dopo cena, quindi anche di notte, insomma, passeggiate, camminate, le macchine sono messe fino a mezzanotte, che quella è una cosa particolare, sì, cioè vedere le macchine di notte illuminate. È un modo diverso di vedere le macchine, si possono anche provare, perché anche lì nei saloni sempre di più bisogna farle provare le macchine. Ci sta tutta la zona test drive, si può provare più o meno tutte le ultime novità di prodotto dei costruttori che sono qui esposti, potete vedere i video che abbiamo realizzato. Poi, essendo una città come Torino, ci sono anche i designer, quindi i prototipi, le università, cioè insomma, e poi l'ambiente proprio, vedete attorno a noi, insomma, l'architettura è un po' una piccola Goodwood itinerante. Esatto, si sono ispirati molto a Goodwood, che è questo evento che racconteremo tra l'altro quest'anno, in cui si unisce tanto la passione per l'auto in una bella location. Lì c'è più dinamica, più macchine, si guida di più. Qua invece, però, la macchina, secondo me, vince il fatto che la macchina è dove sta la gente, fra la gente, macchine normali, macchine speciali, e vedi tanti bambini che fanno le foto, che chiedono quanto costa. Sì, è una cosa molto molto particolare, come dice il nome. Detto tra noi, quindi vale la pena venire. Sì, il salone, ecco, è gratis, quindi magari riuscite a far quadrare anche i conti, no? Con i viaggi, i trasferimenti. E speriamo che ci siano tante altre edizioni. Fateci sapere cosa ne pensate, dall'idea che vi siete fatti magari in video se non siete venuti qua. Se invece ci siete venuti, magari ci date venite sabato e domenica. Ci siamo noi, assolutamente, abbiamo organizzato questo incontro Meet Omni Auto, lo ricordiamo, sabato e domenica siamo qui tutti quanti, io, Andrea, Giuliano e Leonora. Ciao!